macchinari sono in azione, la tecnologia modifica i materiali. La fabbrica, con i suoi tecnici e i suoi operai, vive la propria quotidianità produttiva. È il polo tecnologico Pirelli di Settimo Torinese, uno stabilimento all'avanguardia non solo per la struttura progettata da Renzo Piano. È un luogo di trasformazione dove il cammino dalla gomma agli pneumatici è ricco e articolato. In questa trama di lavoro e di produzione si è inserita, al culmine di una collaborazione durata più di un anno e mezzo, l'artista Céline Condorelli, entrata in fabbrica per appoggiarsi alle competenze degli specialisti e dare una forma a un progetto artistico concepito insieme a Pirelli per la sua mostra Bau Bau, prima personale in Italia, allestita in Hangar Bicocca. La mia richiesta era di venire qui a Pirelli in relazione con Hangar e anche di cercare di fare una produzione artistica che sia una specie di, non so, ritratto o riflesso del lavoro cumulativo di tutti voi. Quindi come insieme fate un prodotto finito. Un prodotto che è collettivo e al tempo stesso quasi intangibile. Una taccia di neofumo, questo è il nome dell'opera, concepita attraverso il lungo dialogo tra l'artista e la fabbrica, che si manifesta sotto forma di impronte di pneumatici modificati, attraverso l'inserimento nel battistrada di corpi estranei, come li chiamano i tecnici della Pirelli, come Luca Gulmini, che ha seguito da vicino il lavoro di Condorelli. Elementi come pezzi di legno, trame colorate, foglie cadute dai 500 alberi di ciliegio previsti nel progetto di piano per la fabbrica piemontese, o comunque provenienti dalla produzione stessa, ma scartati oppure inseriti in un diverso momento di lavorazione. Il tutto per documentare concretamente la storia sociale e materiale del lavoro collettivo, ma anche per fungere da strumento di navigazione all'interno della mostra. Un esito solo apparentemente effimero, ma che in realtà brilla di una luce profonda, pur essendo solo, per l'appunto, neofumo. Se posso offrire qualcosa come artista, sarebbe una lente che guarda tutto quello che normalmente non si vede. Quello che non si vede è proprio ciò che la mostra in Hangar Bicocca cerca costantemente di mettere in luce, giocando sulle contrapposizioni, sulla storia, sul dialogo tanto con lo spazio esterno della città industriale, che si muove, quanto su quello interno, rappresentato per esempio dalla presenza di un archivio del lavoro di Condorelli. Materiali eterogenei che hanno contribuito a dare una forma ai progetti di un artista che ha sempre guardato con passione alle strutture di supporto, che possono permettere, in fondo, di sostenere un'interpretazione del mondo, come il lavoro e la tecnologia sostengono, quasi come degli iceberg, l'esito finale dell'opera. E Céline Condorelli non cela anche la componente in qualche modo più radicale della propria ricerca estetica. Il lato sociale del lavoro, no? Che voi conoscete tutti perché siete sempre in conversazione gli uni con gli altri, fa anche parte di una pratica, di un tipo di pratica artistica che mi interessa. La conversazione, per l'appunto, che in questo caso ha avuto come interlocutore un'azienda e la sua tecnologia d'eccellenza, ma anche i volti delle persone che giorno dopo giorno hanno permesso a Neofumo di prendere una forma e che idealmente, ma forse non troppo, compongono il panorama umano che fa da sfondo alla mostra. Non sono bolle, non c'è aria. Vediamo la foglia.